ragazzi, benvenuti in questo nuovo video qui dalla Stream House. La Stream House è la villa dove vivo con tutti i miei amici youtuber. C'è Usa, Kat, Shelly e Technoi. Dove sei? Hey. Dove vai? Allora ragazzi, oggi facciamo un esperimento perché mettiamo a rischio le nostre vite. Ragazzi, ogni tanto lo sapete che questi video qua purtroppo ogni tanto dobbiamo mettere a rischio la nostra vita, perché oggi faremo provare la Tesla. No! Ve la ricordate nel video precedente la macchina che ho regalato qui alla Stream House? A noi ragazzi ci aveva detto tutt'altro, per quello che siamo vestiti. Per quello ho detto rischiare, ho detto what cosa? Oh, sì, ma chi è che la dovrà guidare? Ecco, e questo è il bello, perché ho detto rischiare le nostre vite, perché se la guidi tu siamo al sicuro, se la guida Usa siamo al sicuro, ma se la guida lei no. Io no, vabbè, però ma lei ha fatto la patente su GTA, però io ragazzi ho trovato la soluzione a questa cosa qua, in modo che non rischiamo totalmente la vita, qualche osso rotto ma non quelli che non saranno coperti da Usa. Che cosa hai inventato tu per proteggerci bene? L'altra volta ho fatto un bellissimo video dove mi sono nascosto dentro al bagagliaio, e che cosa ho utilizzato? Ho utilizzato dei cuscini, quindi raga, ognuno di noi direi che si dovrà prendere un bel cuscino. Sì, quindi tutti quei cuscini in mano ve li legherò al corpo in modo da avere una sorta di airbag personale. Ho la patente da 6 anni. Io la vita da 34. Innanzitutto chi è che ha lasciato questo? No, non io, non l'ho bevuto. No, lei non ha bevuto. Io non ho bevuto il latte. L'ho svuotato nella mia tazza, giuro. Cioè, di ma tu hai avuto due tazze? È mio, l'ho svuotato là, ha là. Ragione, ha ragione Adam. Ma perché sei frio? Non l'ho lavata? Perché devo prendere non lo so, dicevo tu. Ah, non so, ti prendo tu. Lo sai che lavo sempre tu. Bravo, bravo, bravo. Passatemi un coso che c'ho paura, per favore. Non è mia amica, tu pure col cuscino. Nella vita non si sa mai. Va sopra l'amicizia, la sicurezza, va sopra. Sì, ma se porti quello ti addormenti. Devi prendere uno così di cuscino, guarda. Devo prendere questo veramente? Direi proprio di sì. E prendo questo. Ti allora conviene. Cioè, guarda che potenza. Senti, ma lo sai che quando l'hai preso la patente dietro c'era la P, ma la P era di pericolo. Non ho mai avuto una P nella mia macchina, appunto, vedi un po'. Mai, perché I'm so good a guidare. E infatti la dovevi mettere. Ma che dovevo? Ma mi hai visto? Ma è mia mo. Mi hai mai non so visto manco guidare? Parlare vuole guidare. Mi hai mai visto guidare? Power gaming real life. Vabbè, oggi. Shelly, tu lo sai che questa macchina qua non ha le marce, vero? Io sono abituata a frizione, freno, c'è il freno? No. Per frenare devi aprire la porta e mettere giù il piede, come con la bicicletta. Sono pronta, dai, andiamo. Dove stai andando? Aspetta che la tiro fuori io. Hai paura? Ho paura? No, paura lei, non vedi che si è sgonfiata la ruota apposta? Tieni questo intanto. Grazie. Shelly, smettila! Ma sei cretina! Fra, io c'ho una paura allucinante. Io sono incastrata perfettamente. A few moments later. Allora, intanto non mi piace la dinamica qua. Papo, come si va in avanti? Allora. E in avanti, voi siete tutti. Oh, devi stare zitta che già sto c'ho l'ansia, Mamma mia, quanto per favore. Cintura, okay. Signori. Mettete tutti la cintura per la vostra sicurezza, anche se avete cuscini, è importante questa cosa. Ma dov'è il cambio? Allora, Shelly, no, cos'è che hai detto? Il cambio dov'è? Let's go, si parte bene. Dov'è il cambio qua? Allora, senti, regola numero uno per un cambio automatico, non c'è il cambio. Ok, queste palline che so. Non è vero, fra, il cambio c'è, ma è automatico. Ok, un'altra. Io voglio la sedia in avanti, signori, perché non ci arrivo, sono altro 1,20 m. Ok, la sedia in avanti c'è il sedile, in basso a sinistra ci sono due cose, guardami. Una è così. Wow, what is going on here? No, sto soffocando, papà, aiuto, papà! Devi star ferma! Questa è destra l'acceleratore. Regola numero uno di un cambio automatico, okay. Shelly, quel piede di sinistra. Però sono troppo alta. Shelly, fammi finire. Voglio stare più giù. Aspetta. Guarda solo lei. Piede di sinistra lo tieni fermo. No, piede di sinistra lo metti, lo vedi in quello spazio lì? Non lo muovi, Shelly, guardami bene. Non lo muovi per nessuna ragione al mondo. Frenare, zio. Col sinistro tu freni nella macchina. Ovvio, cioè, perché il destro accelera. Ma sta scherzando. La frizione, zio, frizione sempre sulla sinistra. È normale che io sia abituata in questo momento. Il freno non togliere mai. Io uso questo. Ha ragione. Io uso questo. Perché i pro drifter fanno così. Allora, quello spazio che vedi là sotto, lo vedi? Quello lì per te è la tua frizione. Tu quel piede lì, da lì, non deve lo sposti. Deve stare qui però. Quindi devo frenare col destro o col sinistro? Shelly, scusami. Vitami, adesso ti abituando, cambia automatico. Non sono abituata. E col cambio manuale con che cosa freni? Con il sinistro. Col sinistro. Perché è inutile il sinistro. Il sinistro è inutile se non c'è la frizione. Ma che fate, state facendo prendere per pazza? Shelly, col cambio manuale, con quale piede freni tu? Sei manuale. Col cambio manuale. Ma io te l'ho detto che lei ha fatto la patente. Col cambio, si frena col cambio. Quando c'è in una macchina il cambio manuale, con quale piede freni?
Ah, ok, sì, io freno con questo. Ok, col destro. Quindi adesso con qua, perché vuoi usare il sinistro oggi? Perché è inutile il sinistro? No, no, è pur... A cosa è utile qui il sinistro se non c'è la frizione? Devi rimanere fermo lì. Il freno a mano. Non c'è il freno a mano. E come adesso è ferma? Perché è ferma? Si chiama tecnologia. Ok, posso andare? Piede sul freno. Okay, piede sul freno. E tira giù questa leva qua. Questa sta pregando. Ok, sì. Schiaccia il freno. Piede sul freno vuol dire schiaccialo. Ok. Ok, perfetto. Ora la macchina è in marcia. No, ok. È okay. Okay. Perché fa questo rumore? No, il cambio indietro. Da questo momento in poi, se tu schiaccerai il piede dall'acceleratore, quello lì di destra, perfetto, la macchina parte. No, non parte, è in normal! Non parte! È in folle! Adesso! No, no, è la... Ragazzi, questo scuccio mi sta facendo spaventare, sto che sta affondando la macchina! Andiamo, dai! Piano, piano, Tranquillo! Mi raccomando, si frena col piede sin destro, eh! Destro! Si frena, 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 frena! Devo frenare! Mi fai una frenata per favore. Ok, pensavo Tra poco mi saltavano gli occhi fuori dalle orbite, zio. Shelly, Shelly, Shelly! No, Shelly! Aiuto! Shelly si sta vendicando. Shelly, 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 va che ti sciamo la macchina, Shelly, ti prego. Zagarro! Shelly, 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 curva! Vai, No. Ma sei scemo, dai, state tranquilli, raga, non ci sono pedo, sono in curva, ma non c'è nudo, non ho capito. No, ci siamo noi in macchina. Il problema allora, qui c'è un obbligo di destra, no? No, 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 è un cartello di obbligo di destra, allora, attenzione, la curva pericolosa. Allora, io vado piano, allora, piano, partiamo piano, nessun problema, io sono tranquilla. Oddio, scusate. Gira a sinistra. Ecco, Shelly. Oddio, frena, frena, ti prego, oddio. No, 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 Shelly, piano, 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 piano. Shelly, state tranquilli. Il muro, Shelly. Oh, ricordati che ha preso la patente in Sicilia. L'ha comprata. Oh, non ti permettere. Ma non per la Sicilia, per te che l'hai comprata. Dovete stare tranquilli. Oh, Madonna, non hai visto, Ci stanno sui cereali dal naso. Cereali dal naso? No, no, no. Ma si può mettere con la turbo? No. Ma che turbo? Ti voglio fare uscire. Allora, Shelly, Shelly, dobbiamo andare. Dimmi, ma hai paura veramente? No. No, io sì. No, sto fingendo per il video. Dai, ma che scemi, madonna. Shelly, io veramente sono andato in bagno a fare la cacca e mi scappa ancora. Che non devo premere la frizione e wow. Sai che sei? Raccomando. Hai aperto perché hai la nausea? No, ho aperto. Ma veramente? No, perché nel caso sto vedendo una macchina mi lancio dal finestrino. Allora, Shelly, vai, gira a destra ora, per favore. Io riesco a sentire i pensieri di te che usa in questo momento. No, tu se sentissi i miei, veramente saresti... Ma sono nel ceiling, c'è la mia auto, cioè, non capisco. Lei è nel ceiling. Guarda qua, pure il meteo ci sta cercando di fermare. Pure il meteo ci sta cercando di fermare. Ok, qui mi devo fermare perché io non so abituato allora, a questa strada. Allora, siamo in una strada dritta, ok. Ora, dammi un'acceleratina piccolina. Piccolina, perfetto. Allora, tutto lui fatto! Non toccare il volante. No, paura, paura, non fa! Non toccare più il volante. Ma adesso. Metti le braccia sul volante, metti le braccia sul volante, perfetto. Bravissima. Ma le devo tenere. Allora, una cosa importante, una domanda importante. Ma perché girerà lei? Una domanda importante. Ma quindi se la polizia ti ferma? Essendo che comunque le mani devono sempre stare sul volante. Okay, a un certo punto lei qua vedi che la strada è diventata colorata. Perché colorata? Tu vedi che vedi? Ecco, ora ti vedi che ti ha detto applicare una posso piccola. Posso aumentare? Applicare una piccola forza sterzante sul volante. Applica una piccola forza. Ok, poco. Piccola forza sterzante. Guarda, guarda. Sì, ma non so come funziona il piccolo. Io sono allora, molto piccola aggressiva. Piccola è così, piccola è questo. Ok. Ok. Lui deve solo capire che tu sei nel volante, quindi piccola piccola, bravissima. Okay. Ora accelera un pochettino, accelera un pochettino, accelera un pochettino. Sto accelerando, se non funziona che c'ha pare io. Lei adesso ti tiene. Tutto lei fa, eh. Vai, 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 accelera un pochettino. Vai, 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 non ti preoccupare. Perché devi seguire le indicazioni che ti dice qua. Per me è un po' complicata la prima volta. Devi seguire le indicazioni che ti dice qua. Vai, ma vai. Hai capito che tu hai messo su uno shuttle della NASA una cavernicola? Sì, quindi fa capire la tecnologia. Siamo ai livelli proprio scandalosi, veramente. Ma quale destinazione hai messo? Palermo. Nessuna destinazione. Accelera. Oh, oh, oh. Ma che mi ha detto accelera, frena, non frenare. Che devo fare io? Non puoi girare così senza freccia, eh. No, raga.
Guarda che il tipo dietro, guarda che c'entrava dietro, ma è colpa vostra, tu mi hai detto non frenare, gira. Io ho tolto il piede dal freno e ho girato. Ma lui mi dice così. Nel fosso la mano, guarda. No, mi metto di lato, zio. Ma tu guidi meglio? Vuoi fare una sfida 1v1? Io vado a casa. No, ragazzi. Se corre così. No, grazie. Grazie, vuoi rimanere con loro? Sì. Però io non la faccio più. Ragazzi, io lo so che questo è il mio video, ma ho una vita. E una famiglia. Ripiglia la Tesla! Le lasciamo qua? Ma che? Con la Tesla? Allora, Shelly, scendi un secondo. Ho paura a lasciarla così, non c'è il freno a mano. Non c'è il freno a mano. Sì, si fa in automatico. Scendi. Allora. Tieni un secondo il telefono che mi devi riprendere. Ok. Allora, adesso ti faccio vedere una cosa. Ok. Sorry, guarda, Shelly, era molto semplice la situazione. Guarda, tu dovevi salire così. Ok. Mettere l'autopilot. Cioè, guarda che cosa che si può. Come fa un video? Sono bassa. Purtroppo, non è colpa mia. Allora, Shelly, dovevi solo far questo. Chiudere la portiera. Se mi lasci qua, io te lo sto dicendo. Mettere la marcia. Tenere le mani qua, perché poi al resto, guarda, questa mano. Ha lasciato qua. Ma ha lasciato qua. Non ho parole, ragazzi. Ma l'ho lasciato qua. Ma io guido benissimo, cioè non capisco perché deve fare così. Ho girato una curva per sbaglio perché lui mi ha detto così. Mi ha lasciato qui nei campi. Se non tornano, evidentemente eccoli, perché mi stavo incazzando. Che nordolo! No, aspetta che prendo il telefono. Ma che? Tu corrugo. Dai, sali. Ciao!